Ciao, buonasera a tutte e tutti, vedo che piano piano vi state <ride> connettendo. E siamo alla seconda diretta, eh, questa, insomma, approfondimenti tematici legati alla rigenerazione urbana, eh, organizzati da Italia che cambia, eh, dal gruppo di ricerca del Master Universitario Rice, Who Are you? Eh, Un mese fa, per chi ci ha seguito, eh, Moderato Matica Moscatelli abbiamo eh, introdotto il tema delle pratiche di rigenerazione urbana su base culturale. Stasera affronteremo un altro tema come annunciato: Spazi di rigenerazione urbana. Eh, lo spazio che fa la rigenerazione o la rigenerazione che ha lo spazio. Eh, per i, siamo in diretta sul canale Facebook Italia che Cambia e sul canale di Huawei, e sul YouTube, anche Italia che Cambia. Per i lettori Italia che cambia vi faccio un, piccolo, un piccolissimo riassunto prima di dare subito la parola agli stimolantissimi eh, interventi di stasera. Eh, abbiamo seguito fin dall'inizio questo percorso di ricerca del, di, 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 di questo gruppo di 19 diciamo, studentesse, uno studente che è del Master URAIS, Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale dello IAB di Venezia, è partita a novembre del 2020, adesso è praticamente in fase di consegna, ma dopo vi, vi faremo per avere maggiori dettagli. E intanto saluto Sabrina che, saluta, che ci saluta, ciao Sabrina. E, e stasera faremo una, un secondo mini approfondimento prima della, di una diretta che faremo il mese prossimo, dove presenteremo i risultati della ricerca. Insieme a me, anzi soprattutto a, a tessere le, 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 la, la tela, il percorso di questa sera, c'è eh, Laura Sinagabrisca, Brisca, che è una del, del, delle studentesse che partecipa al, attivamente alla ricerca, che faccio entrare. Ciao Laura. Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Ciao Laura, sono stato rapidissimo perché stasera insomma ci abbiamo ospiti che hanno tanto da dirci non insomma, ti lascerei subito la parola con una domanda eh, che insomma cosa andiamo ad affrontare stasera se ci presenti la, la diretta grazie Paolo per questa opportunità perché per noi della classe di RISE è certamente importante poter raccontare, raccogliere e confrontarci con le persone appunto che si occupano di questo campo la ricerca inizia a delineare dei profili di una figura che noi abbiamo definito RU eh, rigeneratrice, rigeneratrice Generatore urbano Urbana Cercasi. Oggi, questa sera, abbiamo l'opportunità di incontrare due perso tre persone, tre professionisti che a vario titolo si occupano di questo ambito. E con loro andremo ad esplorare la relazione che c'è tra spazio e comunità, in particolare, andare a valutare, capire insieme a loro in che modo processi di rigenerazione e di trasformazione urbana possono essere anche processi che eh, abilitano le comunità e quindi procedono verso una tensione verso l'empowerment delle cittadinanza. Nel disegnare il futuro delle nostre città. E quindi questa sera abbiamo l'opportunità, insieme a tre persone molto diverse tra loro, di andare a esplorare l'ecosistema della rigenerazione urbana, che come vedrete è tanto vario quanto interessante e stimolante. Eh, grazie Laura, eh, volevo ricordare solamente una cosa a chi ci segue che potete scrivere in chat, curiosità, eventuali domande, non vi assicuriamo perché abbiamo una data bella densa di, 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 poter, eh, di poterle affrontare alla fine, ma ci proviamo insomma, dunque eh, ti, 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 ti lascerei a te l'introduzione de, dei tuoi ospiti all'inizio della puntata, dunque se ci sono curiosità e domande comunque scriveteci sulle chat. Grazie. Io appunto questa sera abbiamo con noi Lorena Di Maria al quale chiederei subito di presentarsi rispondendo alla domanda che abbiamo posto a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra ricerca, cioè who are you, chi sei tu e come ti occupi di rigenerazione. Bene, innanzitutto ciao a tutti e tutte, ciao Paolo, ciao Laura, eh, sono felice di, di essere qui oggi e anche un po' curiosa di vedere che cosa uscirà da questa, da questa chiacchierata. Vi ringraziamo tantissimo, vi ringraziamo davvero tanto per essere qui con noi. Prego. Grazie a voi. E, dunque, chi sono io? Eh, mi chiamo Lorena Di Maria. E, sono qui in diverse vesti, innanzitutto come giornalista di Italia che cambia eh, e quindi cerco un po' di portare la mia eh, esperienza come giornalista, ma anche eh, nell'ambito del, del racconto. E della, um, della ricerca di esperienze eh, di cambiamento e anche nell'ambito della, della rigenerazione, sicuramente c'è tantissimo materiale. E, um, sono qui anche un po' in veste di, tra diciamo, ricercatrice, infatti. Uh, ho affrontato il tema della rigenerazione urbana a partire dal mio lavoro di tesi al termine del mio corso di studi in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistica ambientale presso il Politecnico di, di Torino. e In particolare il, um, il tema della tesi nell'ambito della rigenerazione urbana è proprio quello um, delle esperienze partecipate per ripensare gli spazi urbani, e nello specifico sui temi degli usi temporanei. E, Trovo una, lo trovo un argomento che mi appassiona tantissimo, il discorso del, um, di ripensare eh, tutto quel patrimonio che abbiamo, dismesso, ma anche legato al, allo spazio pubblico, che um, in qualche modo è, è necessario ripensare, anche un po' in vista dei dei rapidi cambiamenti davvero della nostra società, eh, per cui um, questo, questo lavoro che vi racconterò un po' meglio in seguito si focalizza proprio su, su un'analisi, su una raccolta di esperienze positive, eh, anche pionieristiche per certi versi, in Italia, in Europa nello specifico, e che ci, ci racconta proprio che cosa sono questi usi temporanei eh, che stanno nascendo nelle nostre città e che in qualche modo portano a eh, attivismo e partecipazione nel ripensamento degli spazi. In tutto questo ehm um, uh... Porto anche un piccolo pezzetto di esperienza e anche di ricerca nel tema, sul tema del, um, dei beni comuni. Infatti, um, da, da qualche tempo ho iniziato a collaborare con l'ABSUS, il laboratorio per la sussidiarietà. Per chi non lo conoscesse, uh, vi consiglio vivamente di conoscere il bellissimo lavoro che, che stanno facendo in tutta Italia e con un bel nucleo attivo anche qui in Piemonte, dove vivo io. E, di, eh, e ci occupiamo insomma, di amministrazione condivisa ehm, e, e quindi divulgazione della, della cultura dell'amministrazione condivisa a partire anche da, dal principio di, di sussidiarietà orizzontale di cui ci parla la nostra Costituzione, l'articolo. 118,4 è uno strumento molto, molto interessante che uh, mette in luce la possibilità di attivismo da parte della cittadinanza nel, um, nel prendersi cura, nella rigenerazione, nella gestione dei, dei beni comuni che possono poi insomma, migliorare un po' la, um, la qualità della vita di tutti e tutte. Quindi questo è un po' il contesto, ecco. Grazie mille, Lorena, sei stata molto, 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 brava a spiegarci un po' il tuo profilo, e assolutamente sarà molto interessante andare a affrontare e approfondire con te i casi che hai studiato nella tua tesi. Per il momento ti ringrazio e ti do la parola più tardi. Intanto, introduciamo un'altra ospite che è Elena Farnè, ed è un'architetta che ringrazio moltissimo per essere qui con noi, è stata anche docente nell'ambito del master. Di URISE di UAV di Venezia e appunto anche a te Elena chiedo la stessa domanda. Who are you? Raccontaci chi sei, grazie. È una domanda molto difficile, devo dire. Intanto, grazie dell'invito, è sempre un piacere frequentare URISE eh, insomma tutti gli studenti e i, vari, e i vari incontri, insomma, a cui ho sempre avuto il piacere di, di partecipare. Ma è una domanda complessa. Io mi sono laureata in architettura e per un po' di anni ho fatto anche l'architetto più classico, quindi progettando. A me interessavano in modo particolare gli spazi aperti ehm, e in generale la città. Eh, poi per me è stato molto importante, proprio interessandomi di città, ehm, cercare di approfondire tutti quei temi che insomma 15-18 anni fa. Eh, uscivano molto, in modo molto, molto potente legate ai temi della partecipazione. Quindi ho mh, deciso insomma, di tornare di fatto all'università, tra l'altro proprio lo UAV, in un, uh, seguendo un corso di specializzazione che oggi è un master, uh, proprio mh, che cercava di parlare di eh, sostenibilità e di partecipazione alla scala urbana. Per me è stato un momento molto importante perché mi ha permesso di mettere a fuoco mh, un modo, un'attitudine che, che ho sempre un po' perseguito nel, nello sviluppare i miei progetti, cioè per me è sempre stato interessante lavorare con le persone e lavorare con le comunità. E poi da lì eh, insomma, ho co costruito insomma, un lavoro eh, abbastanza eterogeneo, molto vario, in cui sicuramente mi, mi sento di essere eh, comunque un, un progettista, anche se eh, non mi occupo più di progettazione in senso tradizionale. E, e Il mio campo, insomma il campo in cui mi muovo, si muove molto tra i, i temi della progettazione sociale, a supporto proprio delle comunità e in particolare delle amministrazioni, quindi a fianco per lo più amministrazioni pubbliche o soggetti del terzo settore nella mh, riattivazione di spazi eh, inutilizzati, dismessi o di mh, processi urbani complessi. A fianco, a fianco di, questi, di questi aspetti, di queste parti del mio lavoro, c'è comunque da parte mia un, sempre una grande attenzione mh, ai temi dell'ambiente, eh, che, che sono eh, molto poco, secondo me, parte dei processi di rigenerazione urbana. Eh, in particolare, insomma, i temi dell'adattamento al clima, i temi della qualità dell'aria, della qualità degli spazi. Sono, Uh, secondo me anche un, un indicatore interessante di discrimine, cioè non tutti abbiamo la possibilità di vivere in quartieri o città o edifici uh, in cui possiamo per esempio anche solo banalmente accendere il condizionatore se fa caldo e quindi progettare una città capace di rispondere ai temi ambientali ai temi dell'attrattamento significa anche um, pensare e concepire processi um, che rendano le città più ehm, a misura d'uomo, ma nel senso cioè più, più eticamente a misura d'uomo, cioè più capaci di andare incontro a quella parte di popolazione fragile che più di altre non solo subisce la, mh, scarsa, eh, lo scarso accesso ai servizi, ma anche al, al, vive in parti di città la cui qualità è eh, scarsa no? e quindi si vive, si vive male eh, anche da un punto di vista proprio della salute. Quindi io insomma mi fermerei qui per adesso. Grazie mille Elena, davvero già molti stimoli e molte suggestioni anche a fronte della ricerca che abbiamo condotto. Ti ringrazio per il momento e poi ci risentiamo. Intanto eh, chiamerei appunto adesso il nostro terzo ospite Nicola Capone. Eh, che a, a cui lascio intanto ringrazio per essere qui, anche lui docente di You have rise, c'è stata occasione, mi sembra che già le nostre eh, ospiti abbiano segnato qualcosa che ha a che vedere con il percorso di Nicola, ma lascio a lui l'opportunità di raccontarsi e quindi spiegarci chi sei tu, who are you. Intanto grazie e sì, ringrazio la classe per questo invito perché è sempre interessante ritornare a confrontarsi con un gruppo di ricerca, tra l'altro preparato, e, e non, non è una, una qualifica, una qualità da poco, un gruppo di uh, quasi esclusivamente uh, donne che si occupano di città di rigenerazione. Um, io, quando ho ricevuto questa richiesta, uh, mi sono domandato perché a me questa, questa domanda, cioè uh, perché uh, sono stato in qualche modo riconosciuto come un rigeneratore urbano, occupandomi io mh, di altro, cioè non l'avrei detto di me, ecco, di essere un rigeneratore urbano. Uh, e allora ho provato a interrogare quello che faccio e perché a, al gruppo classe, al gruppo ricerca, è venuto in mente di pensare che io fossi un rigeneratore urbano? E beh, ho trovato, anche sentendo adesso uh, le altre ospiti, e che ci sono degli elementi. Intanto, uh, io sono un insegnante e uh, sono un ricercatore. E sono un attivista. Queste tre cose insieme eh, secondo me eh, creano quel cortocircuito eh, utile, innanzitutto perché lavorando come insegnante e ricercatore eh, sono continuamente alle prese con concetti e con concetti incarnati nella storia, insegno storia e filosofia. Facendo ricerca e ricerca filosofica in questo campo di filosofia applicata al diritto, eh, mi sono interrogato su quelle norme, sui sui modi di produzione di quelle norme che regolano la vita urbana e dunque mi sono detto ecco perché a Laura è venuta in mente probabilmente di invitarmi per rispondere a questa domanda e per, perché poi faccio tutto questo non rinunciando alla dimensione eh, attiva cioè di trasformazione cioè, sin dal dalla prima occupazione 1991 contro la guerra in Iraq eh, e avevo 17 anni, 16 anni ho iniziato a uh, essere impegnato nella mia città eh, eh, in processi di trasformazione e il mio impegno è partito oh, eh, nel vivo dell'emergenza dell rifiuti in Campania cioè di quell'emergenza che attaccava e metteva in uh, Diciamo in pericolo la vita stessa non solo di noi umani, ma anche dei non umani, perché eh, forse ricorderete il caso della pecora e del pastore ammalati dello stesso male, che noi in quegli anni di emergenza rifiuti portammo all'attenzione della stampa internazionale. Eh, negli ultimi anni, dalla questione la questione ambientale mi ha spinto, ha spinto tanti di noi, alla questione dei beni comuni alla uh, drammatica, alla uh, tragica questione dei beni comuni, cioè la mancanza e venir meno di quella condizione comune che ci permette di poter fare mondo uh, insieme ai nostri simili, ma anche insieme a chi ci è prossimo, come le altre forme, uh, forme di vita. Per cui la nozione di paesaggio, territorio, ambiente, i beni comuni sono entrati nella città proprio attraverso, e questa è la specificità, dei miei studi e del mio attivismo attraverso una riconsiderazione degli usi, uh, non più solo gli usi prestabiliti e sempre più uh, preformati nella città, ma gli usi imprevisti. E, e, e ciò che c'è di più imprevisto nelle città a, uh, segnate dal turbo capitalismo sono gli usi collettivi, uh, gli usi destinati alla convivialità, gli usi destinati all'incontro all e alla, uh, alla creazione di comunità alla, alla creazione di, di relazioni uh, questo credo abbia a che fare qualche, qualche cosa con la rigenerazione urbana perché è chiaro che quando parliamo e diciamo quel verbo rigenerare c'è la nascita ma c'è la rinascita e per cui è, è anche significativo che c'è qualcosa che ha bisogno di Rivedersi, eh, c'è bisogno di uno sguardo all'indietro, di capire cosa abbiamo combinato, cosa è successo dal, dal secondo dopoguerra in poi al nostro paesaggio, al nostro ambiente, alle nostre città. Abbiamo quadruplicato il numero di vani nel nostro uh, paese. Uh, l'urbanistica risiede ancora al suo punto di riferimento in una legge che risale al 1942 a firma di Benito Mussolini e che non tiene conto delle svolte che ha portato nel diritto e nella, uh, nella coscienza uh, politica, per esempio le lotte urbane, il diritto costituzionale, eccetera. Insomma, uh, credo che fare ricerca, maneggiare concetti, Uh, essere impegnato a trasformare l'ambiente in cui ci si trova sia un'azione da rigeneratore. Io non so se sono un rigeneratore, però ho provato a rispondere così. Beh, Intanto, grazie mille Nicola perché ci hai dato un bel kickstart, come si dice, per la nostra seconda giro di carrellata. E trovo molto interessante tutto quello che è emerso e in particolare segnalo che tre persone molto diverse da loro, che comunque parlano una grammatica abbastanza simile. Si, si trovino in profili molto diversi e, e ripercorre questo senso di cortocircuito per il quale si parte da un percorso prof professionale, per per um, formativo un po' tradizionale e si cerca con una spinta. Al senso civico all'impegno, appunto, anche se volete ecologico, politico, di tornare a riflettere sullo spazio pubblico, lo spazio di vita e come intervenire in questo. In questo ambito, quindi ripropongo la domanda che sempre la nostra ricerca ha fatto emergere in questi mesi, e cioè quindi a questo punto, come possiamo definire la figura del rigeneratore o della rigeneratrice urbano-urbana? E quali profili, quali, quali caratteristiche voi individuate secondo le vostre esperienze, secondo i progetti, anche partendo dalle pratiche, senza per forza andare a identificare il profilo della persona? E di, continuerai sempre a partire da Lorena, in questo caso, che ci racconta, nel suo percorso di studi, quali sono le esperienze che ha incontrato in Italia e all'estero, eh, con appunto un approccio di riusi temporanei e di urbanismo tattico. Ti ringrazio, Lorena, per il tuo contributo. Grazie mille, assolutamente sì, parto molto volentieri dal racconto delle pratiche e innanzitutto da un discorso intorno alle trasformazioni urbane e, e alla rigenerazione che parte, sembra partire un po' dagli studi che ho fatto su, da un paradosso ovvero gli strumenti convenzionali eh, che disciplinano le trasformazioni urbane sono stati spesso caratterizzati da una visione di lungo termine, uh, però si trovano a relazionarsi molto spesso uh, con una città che muta e che si trasforma uh, più velocemente rispetto alla capacità uh, di prevederne le trasformazioni future. Quindi in questo senso, um, uh, diciamo che tutto il discorso su, sugli usi temporanei si... Si sviluppa a partire da questo, sul rispondere a, alle esigenze e ai bisogni eh, di una popolazione diversificata e, e di una città che cambia velocemente. Eh, in questo senso, riprendo un concetto che è interessante, di cui ha parlato Ida Curti, eh, sul concetto di città zonizzata, eh, proprio quella città zonizzata che abbiamo poi ereditato dal del Novecento, ehm, dove c'è diciamo, un luogo dove vivere, ehm, quindi il luogo dell'abitare, poi c'è il luogo della, dove lavorare, il luogo invece della socialità, ehm, quindi diciamo eh, luoghi differenziati, ma ormai ehm, notiamo che i bisogni si mescolano, eh, le funzioni si mescolano e quindi è importante eh, capire quali sono queste esigenze. Uh, e anche capire un po' um, qual è il cambiamento di questi spazi pensiamo anche soltanto alla pandemia ci cioè ha messo davanti a un ripensamento dei luoghi dello stare, dell'abitare pensiamo a, allo smart working uh, o anche a esperienze come possono essere i coworking, ad esempio um, e quindi in questo contesto um, uh, nascono nuove progettualità che eh, rispondono a delle esigenze del presente e che sono basate principalmente sul concetto di temporaneità, informalità e partecipazione. Ve ne racconto qualcuno. Ad esempio, um, nascono nelle nostre città esperienze di riusi temporanei, di um, concetto di urbanistica tattica che stiamo iniziando a sentire sempre di più, ma anche um, uh, esperienze di do it yourself, ovvero um, uh, questa quest urbanistica che si basa molto sul fai da te o la guerriglia urbanism, quindi basata proprio su azioni eh, di guerriglia. E, um, quindi, Uh, in qualche modo, uh, maggiore attenzione um, uh, tramite delle, delle azioni puntuali um, a, un, a aumentare, migliorare la vivibilità dei nostri, delle nostre città e non solo delle nostre città. E, Parliamo quindi di esperienze ehm, che reimmaginano la città a partire da progetti eh, di breve termine. Quindi rispondono alle esigenze, esigenze del, dell'oggi attraverso una co-creazione, possiamo dire, collettiva, ehm, che non vogliono porsi in contrasto con la mh, pianificazione e la progettazione tradizionale, ma invece ehm, hanno dimostrato di saperla arricchire. In questo contesto eh, si parla di esperienze eh, diversificate che nascono da, dall'alto, dal basso, sono esperienze eh, top-down, eh, quindi eh, che nascono anche su stimolo delle amministrazioni, bottom-up, ovvero su, su stimolo della cittadinanza ehm, o di eh, diciamo, eh, sinergie pubblico-private. Eh, nello specifico mh, ho trovato molto interessante il discorso legato ai vuoti urbani, ovvero aree eh, dismesse, ehm, abbandonate, trascurate delle nostre città, eh, parliamo di ex aree industriali, ex caserme, -HM, ex scali ferroviari e, e così via, ovvero um, aree che fanno parte di un patrimonio eh, enorme e che negli ultimi tempi ehm, stanno, eh, sono soggetti a un ripensamento da parte delle, delle comunità ehm, che, che, le, che le sono, sono in grado diciamo, di, di trasformarle e hanno anche eh, messo in campo esperienze veramente positive e innovative, quindi da luoghi diciamo, ehm, dismessi a nuovi spazi di produzione, di arte e di cultura. Ehm, nello specifico parliamo di temporaneità perché sono progetti uh, che, uh, che sono pensati uh, per un periodo limitato di tempo. Um, sono considerati degli spazi diciamo, in between, ovvero fra un uso prima e un uso dopo, ovvero un utilizzo prima della dismissione e l'utilizzo successivo che verrà fatto. In quel periodo di stallo um, uh, è possibile uh, trasformare anche temporaneamente questi spazi. Per, um, uh, diciamo per apportare un, uh, un valore aggiunto, uh, che poi si traduce in progetti diciamo, uh, di attivismo molto, molto spesso. Um, da questo punto di vista eh, il mio lavoro di tesi ha proprio fatto questo: una catalogazione di queste esperienze diversificate, eh, diciamo che non, non c'è sufficiente tempo per approfondire, ehm, eh, diciamo vantaggi e svantaggi, eh, però quello che è interessante è vedere anche l'eterogeneità di queste esperienze. Eh, magari se Paolo ha voglia di farci vedere giusto qualche, qualche esperienza di quelle che ho raccolto, ehm, in, in Europa abbiamo esperienze interessanti uh, come ad esempio quelle legate al... Um... Um, ecco questo uh, caso che ci sono stando Paolo è a Berlino, un bellissimo progetto di orti urbani comunitari all'interno del grandissimo enorme parco di Tempelhof, che um, di base sarebbe un ex um, uh, aeroporto ormai dismesso. Um, in passato um, ci sono stati gli interessi di privatizzazione di questo spazio, ma è molto interessante uh, l'attivismo di città. Che hanno, diciamo, um, hanno proposto e vinto un referendum per l'utilizzo di questi spazi come bene comune e attualmente, ormai da anni, questo spazio è diventato um, uno dei parchi più grandi della città dove ci sono attività di, di vario tipo. Questo, um, questo di Almende Contor è uno dei tantissimi progetti. Ho interessantissima eh, anche l'esperienza del Campo de Sebada di Madrid, eh, dove mh, la comunità locale, siamo, siamo nel, centro, nel quartiere La Latina, nel centro di Madrid, ha, ha deciso e ha proposto il riutilizzo di un'area dismessa in un momento in cui c'era uno stallo dovuto anche a una sorta di inerzia in quel momento um, dell'amministrazione. Dell e, e lo ha trasformato in quello che vedete quindi questo, um, questo bellissimo spazio uh, dove, svolgere, uh, dove si svolgono interessanti attività culturali e artistiche e, e molto Molto curioso anche eh, il funzionamento, quindi la progettazione e diciamo la programmazione delle attività che si svolgono eh, in questo luogo sono eh, coorganizzate dagli abitanti, eh, che quindi tramite assemblee pubbliche eh, lo portano avanti, se ne prendono cura. Un altro esempio poi interessante è questo: dell'Urban Physics Garden, diciamo. Ehm, Parliamo di progetti temporanei che possono avere la durata di eh, giorni, settimane, mesi, anni. Ciò che è interessante da, da queste esperienze è vedere eh, proprio il rapporto tra temporaneo e permanente. Eh, spesso progetti che nascono come temporanei, ehm, diciamo nei casi più pionieristici, quelli più ehm, che, che hanno avuto eh, un effetto mh, più eh, positivo, efficace sulla. Sul luogo, quindi con delle ricadute positive, ehm, ha fatto sì che un progetto temporaneo potesse divenire permanente. E questo è, è, ed è molto interessante capire anche ehm, come mai. Infatti, parliamo di progetti accomunati da elementi comuni, quindi appunto eh, un costo minore, pur mantenendo una struttura eh, tale senza grandissime eh, modifiche alla, alla struttura che viene ehm, trasformata, ma anche possiamo dire eh, il fatto che siano riproducibili, eh, ma ovviamente il successo o meno può, eh, dipende molto dal, eh, dal contesto eh, che si basa innanzitutto sulle esigenze di coloro che vivono in uno spazio e in un contesto urbano. Eh, Un'altra un esperienza interessante, poi quella legata... Uh, ora ci allontaniamo un po' dal discorso dei vuoti urbani e ci um, avviciniamo invece a quello legato al, al ripensamento dello spazio pubblico. Uh, infatti, un'altra diciamo, pratica interessante che ho analizzato nel mio lavoro è proprio quella dell'urbanistica uh, tattica, um, intesa come uh, progetti a breve termine che possono avere però delle ricadute nel lungo termine. Eh, il concetto è stato recentemente mh, coniato, diciamo da Mike Lydon e Anthony Garcia, ehm, con, ehm, con insomma, il, loro, il loro attivismo anche negli Stati Uniti, hanno avviato una mappatura di tutte quelle esperienze che in qualche modo si collegano a questo discorso legato proprio a, ehm, alla trasformazione dello spazio pubblico, di piazze, vie, strade, intersezione, tra che tramite l'arte pubblica ehm, riescono a, ehm, a, a trasformare, Grazie all'attivismo dei cittadini, anche talvolta alle sinergie con le amministrazioni. Uh, questi spazi. E, um, alcuni esempi appunto che potete vedere sono il Parking Day, questo bellissimo evento a scala mondiale che vede trasformarsi per un giorno un parcheggio uh, in un piccolo parco cittadino, proprio per rivendicare um, una... l'assenza che spesso c'è uh, nelle nostre città di questi luoghi. Eppure è interessante tutto il discorso della guerriglia gardening um, in tutto il mondo. Quindi... Um, anche qui uh, una richiesta di maggiore um, uh, maggior verde eh, nelle nostre città e, oppure anche tutto, eh, tutti i progetti eh, di colorazione della pavimentazione eh, stradale e aree urbani che spesso vedono insieme ehm, una sinergia fra amministrazioni e cittadini un caso italiano è quello di piazze aperte di Milano che eh, ci racconta proprio come una sperimentazione di questo genere poi possa essere replicata in diversi luoghi. E ciò che trovo significativo è mh, per concludere: l'importanza di generare tramite queste esperienze un valore non più individuale ma sociale, eh, diciamo attraverso la riscoperta degli spazi della quotidianità e un senso di cittadinanza attiva legata allo spazio civico inteso come, come bene comune. Grazie mille Lorena per questa carrellata di esperienze sicuramente molto stimolanti che vi invito ad appro approfondire. Eh, ci sono alcuni contributi di Lorena anche online sui lapsus, ne abbiamo potuto vedere uno molto interessante che vi invito a leggere. E ti ringrazio per il momento Lorena e chiederei a Elena invece a adesso di... Ehm, Appunto, eh, raccontarci nella sua prospettiva che invece si vede molto più diciamo da progettista, consulente per le pubbliche amministrazioni, eh, diciamo facilitatrice, moderatrice di processi di, di rigenerazione urbana partecipata. Nella sua personale visione anche a fronte delle molte progettualità e molte esperienze che, che ha vissuto in questi anni, come identifichi e secondo te che profilo davvero possiamo immaginare per un RU di oggi o del futuro, anche visto il punto, la, la necessità di, di tornare a fruire dello spazio pubblico in modi molto differenti a fronte delle, delle crisi attuali e, e delle crisi climatiche che si stanno... Ehm, okay. allora mentre ascoltavo Lorena pensavo a diverse cose e intanto insomma io penso che il rigeneratore o la rigeneratrice eh, siano un soggetto collettivo cioè io non mi sento di dire eh, almeno nella mia esperienza è sempre stato così cioè da quando ho iniziato a lavorare eh, di fatto mh, tutti i miei lavori tutti i lavori che faccio insomma sono fatti eh, attraverso un, un gruppo eh, di persone che possono essere o ehm, colleghi con me o eh, persone dell'amministrazione pubblica con le quali lavoro. No, non solo lavoro per loro, ma lavoro insieme a loro. E, e poi gli stessi cittadini, eh, anzi io penso che forse... Ehm, eh, le persone, diciamo così, da cui imparo di più sono proprio le comunità. Cioè, per me sono una fonte incredibile e inesauribile di apprendimento. Cioè, sicuramente io mi trovo in una posizione di mediatore, facilitatore, mediatrice, facilitatrice, insomma, però ehm, di fatto ehm, imparo molto da queste comunità e dai loro, e dai loro bisogni. Quindi. Diciamo, questo soggetto collettivo ehm, ha bisogno anche di competenze diverse. Cioè, secondo me, è sempre molto interessante eh, confrontarmi nel, nel fare le cose con persone che vengono da eh, percorsi differenti dal mio. Um, cioè, mi capita di lavorare con uh, sociologi, con avvocati, uh, però, ripeto, anche tanto con i cittadini, um, appunto, mi, in queste ultime settimane mi sono capitate. Due cose in particolare. Insomma, io lavoro molto in Emilia-Romagna, non solo, insomma, sicuramente per molti, per tanti è eh, una terra eh, particolare, insomma, dove questi temi insomma, ci viene detto. No? Mi viene detto spesso che vivo in un territorio in cui ehm, queste pratiche sono più avanti. Io no, non so se questo sia vero. Uh, però appunto ci sono due esperienze che mi hanno fatto pensare molto. Um, eh, con il comune di Reggio Emilia stiamo lavorando sul piano strategico dei quartieri. Uh, il comune di Reggio Emilia ha un gruppo interno di persone che si chiamano Architetti di Quartiere, pur non essendo architetti di. Che abbiamo perso e un... um, con loro abbiamo uh, insomma, svolto alcuni incontri qualche giorno fa parlando ad esempio di case di quartiere e, ed è stato interessantissimo <ride> in un dibattito molto acceso uh, anche la giusta rivendicazione da parte di chi gestisce questi spazi li gestiva prima insomma li gestisce oggi e li gestirà nel futuro uh, in, in un'idea di rinnovamento, di innovazione, di ripensamento delle forme di gestione di questi luoghi, comunque cioè, le persone, i cittadini. Eh, purtroppo penso di aver perso Elena nel, nel corso della sua... Esposizione purtroppo era molto interessante quello che ci stava dicendo. Che no, non so come mai si è. Si, si, eh, mi ha buttato di... fuori Streamard, <ride> non importa. Comunque sono arrivati del portiere, perfetto. Eh, questi soggetti, queste persone, giustamente ri, rivendicano e rivendicavano no, un, un ruolo di attivisti. Cioè, io li guardo e penso che ho da imparare. No, cioè la loro capacità di mettersi in gioco anche in, in questo momento particolare di pandemia, di riuscire a essere vicini alle comunità di riferimento, di trovare comunque delle soluzioni, insomma, sicuramente per me è dell'incredibile. Su Cesena stiamo facendo un percorso proprio a partire dagli usi temporanei. Ehm, nel, per il comune di Cesena io sono il garante della partecipazione che è una figura insomma, che la Regione Emilia Romagna si è inventata mutuando l'esperienza del garante della partecipazione della legge eh, toscana, sempre sulla partecipazione, e, um, e stiamo cercando di sperimentare un percorso appena avviato in cui l'idea è di, mh, Napoli insegna, affidare gli spazi eh, alle comunità eh, attraverso eh, percorsi di coprogettazione. Uh, uscendo dalla logica del bando, no? entrando in una logica di uh, proprio, mh, comunità collaborativa, cioè in cui uh, amministrazione e cittadini condividono degli obiettivi, delle idee, dei valori, in percorsi aperti che possono anche avere un sacco di conflitti o di limiti. E questi processi, insomma Lorena ne ha parlato, ha parlato molto di usi temporanei, sono dal mio punto di vista sì molto interessanti, però anche mh, molto impervi, soprattutto dal punto di vista dei soggetti che li devono approvare. Qua penso proprio ai funzionari pubblici che sono tanto bistrattati e che hanno la responsabilità però di questi atti amministrativi, cioè senza di loro queste pratiche in un qualche modo, almeno rispetto al patrimonio pubblico, insomma, diverso è il... tutta l'esperienza con il patrimonio privato, um, diversamente questo patrimonio, insomma, difficilmente viene messo in gioco. Per cui c'è cioè, anche un tema molto forte, secondo me interessante, che è quello della, dello sperimentare non solo le pratiche, ma anche gli strumenti amministrativi, imparando um, un po' passo passo um, come questi percorsi... Non solo siano modi di sperimentare gli spazi, i luoghi, le comunità, ma anche di innovare l'amministrazione la, di cui abbiamo, secondo me, tanto bisogno. Cioè l'amministrazione ha bisogno di innovarsi, ma abbiamo bisogno anche di amministrazioni che investano su questi processi, perché ehm, almeno nella mia esperienza cioè, comunità, attivisti e amministrazioni, insomma, mh, lavorano insieme, cioè devono lavorare insieme in questi percorsi. Mi fermo qua. Grazie mille Elena perché hai sottolineato degli aspetti che nel corso della ricerca, dell'indagine sono emersi chiaramente, cioè RU è un cittadino attivo, RU un progettista, RU un attivista. Rigeneratori e rigeneratici urbana è un mondo molto largo all'interno del quale ci sono profili tra loro molto simili ma altrettanto distanti e quello che sottolinei tu, il caso delle case del quartiere eh, e di quanto questa, questi spazi che consideriamo ibridi siano stati poi capaci di trasformarsi e rispondere alle necessità e alle urgenze di questi tempi, è sicuramente la cartina tornasole del, dell'urgenza anche di sostenere questo tipo di realtà e questi attori, agenti del cambiamento. Nei territori. Ti lascerei per dare la parola adesso a Nicola perché mi hai anche dato l'A per introdurre il caso napoletano e Nicola è un eh, esperto e ricercatore nell'ambito appunto degli usi civici dei beni comuni. Eh, ha seguito sin dalla sua nascita, dalle prime occupazioni, l'asilo Filangeri e tutto il processo di eh, autogoverno e quindi. Diciamo di presa in carico di tutela e cura di questo spazio con l'obiettivo di mettere a, diciamo, in comunione i mezzi di produzione culturale con l'obiettivo di curarsi e gestire in modo orizzontale e accessibile eh, uno spazio che debba tornare ad essere della città in toto, non solo di coloro ovviamente che se ne occupano e se ne prendono cura. Mi piace eh, appunto avere coinvolto Nicola che eh, ha dichiarato da subito che non si sente totalmente all'interno di questa dicitura e posso rincaro la dose chiedendoti a questo punto anche un po' sulla scia di quello che ci hanno raccontato Lorena ed Elena cosa ne pensi adesso di che cos'è il profilo di un rigeneratore urbano oggi cosa vorrebbe esserlo cosa potrebbe essere per il futuro delle nostre città se secondo te uh, Appunto questo processo di empowerment e di, di, di abilitazione delle comunità ad appropriarsi, riappropriarsi e co-governare, anche alla luce del libro che hai appena scritto, che voglio citare qui: Lo Spazio e la Norma, edito dalle edizioni Ombre Corte, e, mh, mi interessa il tuo punto di vista, anche critico, di fronte alla domanda appunto di chi stiamo parlando quando parliamo di un, un, una rigeneratrice urbana. La chiamate allora. Emilia perché ormai sono tutte donne. Sì, io uh, sono molto d'accordo con quanto dice Elena e suggeriva molto la, um, la rassegna di esperienze eh, che ha fatto Lorena perché testimonia di quante fratture uh, si stanno segnando nello spazio monolitico delle città a, uh, a consumo continuo. Va bene, perché il problema... è noi dobbiamo iscrivere quello che stiamo dicendo dentro la crisi ecologica in cui ci troviamo, altrimenti rischiamo di, uh, di accompagnare un processo che sta andando uh, in una direzione che non consentirà più tutto quello che stiamo dicendo, perché che la segregazione domestica a cui siamo stati consegnati, non vorrei qui adesso drammatizzare, ma è solamente un'anticipazione un annuncio di quello che potrebbero diventare intere città, cioè luoghi di segregazione. Perché le pandemie, ahimè, non vedranno sosta, ma non perché è un destino, perché il modello produttivo che è alla base del, del fenomeno delle zoonosi, cioè del salto da una specie all'altra di organismi viventi come il virus che hanno bisogno di corpi, ospitanti per sopravvivere, che sono dei parassiti e a volte i nostri organismi reagiscono in maniera allarmatissima alla, a un agente vivente estraneo, uh, siccome tutto quello che bisogna fermare, cioè allevamenti intensivi, deforestazione, estrattivismo, non si ferma e non si ferma non per, ripeto, un destino, perché quel sistema produttivo estrattivista, quella guerra come l'ha chiamata un, uno scienziato di cui non ricordo il nome, svedese, eh, eh, proprio in un'ultima relazione scientifica molto bella, eh, questa terza guerra mondiale che noi abbiamo mosso alle altre specie viventi è esattamente collegata alla vita delle città. E questo è un nodo che non possiamo eludere, cioè le città sono il motore attrattivo sono uh, il, ciò che detta il, uh, i bisogni che un sistema basato sull'estrattivismo va a sostenere, va a soddisfare. La grande catena di distribuzione di mh, uh, frutta, verdura, ortaggi a monocultura per, il grande, per, il, per la stragrande maggioranza serve le grandi città perché noi abbiamo costruito città completamente slegate da una osmosi che per secoli eh, in Europa si è tenuta tra eh, città e campagna, separazione che oggi non ha più senso perché c'è tutta l'area periurbana che ha, ha cancellato questa distinzione, eh, però quella, quella distribuzione lì va a servire questo modello urbano gli allevamenti intensivi vanno a servire questo modello urbano perché è nella città che il modello basato sul consumo di carne da macellazione da uh, campi di sterminio perché purtroppo se voi guardate le immagini anche recenti uh, Rai 3 indovina chi viene a cena l'ultimo servizio uh, discreto fatto sulla pandemia e uh, l'ambiente la, è, è un quadro inquietante ma quella merce lì, quella vita ridotta a merce va a servire il modello urbano contemporaneo. Ancora una volta, voglio fare l'ultimo esempio, l'estrattivismo che in questo momento ci permette di tenere tutta una serie di attività. Virtuali che di virtuali hanno niente perché tutto quello che noi stiamo facendo si regge per minerali quali il coltan, ad esempio, il litio per le batterie che hanno sedi concretissime di estrazione e che proprio trovano i nodi e gli snodi nelle grandi città. Allora, cosa voglio dire? Oggi, questi processi collettivi, d'accordissimo con Elena, che sono sempre soggetti collettivi a fare questa operazione non possono non porsi il problema di quale modello di città vogliono mettere in crisi. Ma non mettere in crisi perché eh, per sport noi mettiamo in crisi i modelli, perché questo modello è entrato in un vicolo cieco. Cioè a questo ritmo la città, le, il modello urbano... Occidentale che è vivissimo anche ormai in, meg in megalopoli in Africa, in Asia, nel sud-est asiatico, questo modello che ha concentrato centri commerciali, centri direzionali, eh, l'ha citato, citato prima Lorena, la zonizzazione, no? aver definito in modo preventivo quali erano gli ambiti di azione, no? questo modello è in ha portato l'ecosistema ad una profonda crisi. Allora, detto ciò, dove interveniamo, come cosa dobbiamo smobilitare, cosa dobbiamo disarticolare quando noi vogliamo rigenerare, perché la rigenerazione, scusatemi se uh, uh, faccio un gioco di, di parole, ha a che fare con la rinascita, ma la rinascita ha a che fare con l'identità di una comunità. E allora quando noi apriamo spazi, noi stiamo Uh, mettendo in campo il grande tema dell'identità delle città delle metropoli contemporanee. E dagli anni settanta, io prima Laura, uh, prima che ci sentissimo, stavo rivedendo un testo molto bello, che è questo di Gregory Bateson, Verso un'ecologia della mente, dove c'è un bellissimo articolo che stavo rileggendo proprio per questa occasione uh, sulle uh, radici della crisi ecologica ed ha degli anni 70 che il modello urbano è messo sotto osservazione e lo fanno urbanisti, lo fanno geografi, lo fanno filosofi, filosofi urbaniste, architette, e noi dobbiamo stare, stiamo dentro quel, quel filone lì. Allora, per venire a noi, non potendo qui rispondere a tutte le situazioni aperte, ma c'è un filo conduttore tra quello che diceva Lorena e quello che diceva Elena, e cioè, a mio parere, modesto parere, cosa fanno questi spazi autogovernati? Cosa fanno questi interstizi? che noi apriamo queste riserve che noi apriamo dentro eh, gli spazi urbani. Creano larghi ambienti, larghe sacche di lavoro improduttivo. Sembra assurdo. Perché solamente il lavoro improduttivo, che è il lavoro creativo, che permette di voltare lo sguardo dall'altra parte, capire dove stiamo andando e immaginare soluzioni diverse dall'orto urbano ai mercatini rionali cioè ripensare la mobilità nelle città questo è un grande tema la, una de, uno dei temi su cui eh, mancano due minuti uno dei temi su cui eh, eh, da cui è partito tutto questo è stata la sostituzione dei tram con i bus a gomme e poi eh, vi ricordate tutta la, la questione eh, al Uh, in, in America la sostituzione dei, dei mezzi di trasporti pubblici su ferro, su gomme, poi è stato tutto trasferito alla mobilità privata. Vogliamo mettere in discussione la mobilità privata per una mobilità pubblica, collettiva, uh, sostenibile. Il che significa, se mettiamo in discussione una mobilità, penso a tutte, no? Lorena credo l'avrà anche studiato uh, come caso e che mi pare sfogliando di averlo visto. Tutte le azioni fatte eh, con la mobilità in bicicletta, ad esempio nelle grandi città. Ci sono grandissimi movimenti che da questo punto di vista hanno messo in discussione. Faccio un collegamento attualissimo. Repubblica dell'altra dell settimana. Uh, Parigi che eh, rilancia il modello della città del quarto d'ora, che poi è un'idea dell'ecologista uh, Andrei Gortz, uno dei primi. Uh, a, a, um, filosofi uh, che pensano all'ecologia politica uh, qui in Europa negli anni 70, non a caso. La mobilità significa ripensare la distribuzione dei servizi nella città, um, um, un modo diverso di organizzare i luoghi produttivi. Um, la stessa cosa, gli orti urbani, uh, significa, noi dobbiamo liberare la terra. La terra scoperta da sola, senza metterci niente, assorbe CO2 e sarebbe una soluzione da questo punto di vista. Abbiamo da, eh, direi, scassinare le strade, scoperchiare la terra dalla gabbia di cemento e di asfalto che, da cui l'abbiamo coperta, lo dico con espressioni un po' colorite, ma per intendere anche... No, no, rendi quando, sicuramente l'idea. Quando, quando si aprono que, quegli orti urbani, quell'orto urbano eh, innanzitutto è liberare un pezzo di terra, un pezzo di terra liberato significa un corridoio ecologico, un corridoio ecologico significa l'arricchimento, per esempio la possibilità di riforestare le città, alleandoci Niente. con il sistema eh, boschivo no? che è stato espulso dalla città, eccetera, eccetera. Allora, io lo direi e chiudo su questo, che questi spazi sono spazi improduttivi e debbono essere tali, secondo me, perché è nello spazio improduttivo che noi possiamo reimmaginare una nuova identità per le nostre città. Metropoli. Grazie mille, Nicola. Chiaramente, come sempre, ci vai leggerissimo, <ride> lo dico eh, col sorriso, ovviamente. Mm mi trovo molto d'accordo su molti punti credo che il tema dell'estrazione di valore sia, sia un tema cruciale anche in questo tipo di pratiche il rischio di tendere a processi di gentrification Semi ce lo ricorda e invito tutti a tenere a mente questo, questo argomento disambiguare il termine rigenerazione urbana e non sovrapporla a quello che si intende invece per riqualificazione urbana il tema di aprire spazi e intersezioni, liberare energie lo trovo fondamentale, anche a, fon a fronte di strumenti di amministrazione non ancora capaci di essere talmente accessibili o talmente comunque adattivi a un mutevole uh, processo di trasformazione e quindi non riuscire a, a tenere in considerazione gli spazi di sperimentazione che invece questi lavori improduttivi, come li chiama Nicola, potrebbero generare. E sicuramente il tema della cultura, il tema dei, dei punto, lavori improduttivi che però diano l'opportunità di immaginare e ridisegnare un nuovo modello urbano e sostenibile e ecologico. È certamente una delle sfide che il rigeneratore e la rigeneratrice dovrà eh, sicuramente affrontare e abbiamo capito che non è un singolo che le può affrontare, ma è un team multidisciplinare che guarda a discipline diverse, ai linguaggi diversi, con strumenti, tecniche e metodologie differenti, perché oggi già abbiamo un bel ventaglio di questo tipo di possibilità. L'ultima domanda che vi voglio porre qui... È un po', sembra un po' la domanda è nata prima l'uovo e la gallina, l'anticipo così perché davvero sembra un po' quella. È la scintilla della rigenerazione urbana, Lorena, parto da te come sempre. È parte dallo spazio fisico o parte dalle comunità? Questa è una bella domanda, tanto quanto una difficile domanda. Mi piace pensare che um, la scintilla nasca uh, dalle comunità nel momento in cui si rendono conto del potenziale degli spazi fisici. Uh, quindi in qualche modo uh, nasce anche dallo spazio fisico nel momento in cui viene, viene ripensato. Uh, una cosa che penso sia, sia utile uh, come riflessione, o almeno per me lo è stata. E, um, e pensare proprio um, a come rimmaginare uh, questi spazi inutilizzati oppure non, uh, non utilizzati in modo davvero um, uh, utile per come le, um, le comunità possono, possono trarne un beneficio. Um, e quindi, una, una riflessione che mi viene da fare in questo momento è quella legata al, um, all'agenzia del, del riuso che um, sono un po' queste, queste realtà che stanno nascendo, uh, possiamo considerarle diciamo, delle, sì, delle agenzie, ma allo stesso tempo anche um, dei, uh, delle, delle relazioni di persone che um, uh, si occupano di mettere in luce. Queste, questi luoghi fisici della città che hanno eh, intenzione di ripensare. In, in Europa abbiamo sempre più esperienze, qui di fatto anche in Italia abbiamo esperienze molto interessanti, penso alla Fondazione Arisamo d'Italia, penso ehm, a Tempo e Riuso, penso a, a tanti altri progetti. Ehm, un degli elementi in comune che ho trovato in tutti questi diciamo attivatori, queste agenzie o come vogliamo chiamarli, è proprio la capacità ehm, di mettere in luce eh, luoghi che abbiamo intorno a noi e spesso ehm, non, non ci rendiamo neanche conto di quanto eh, siano eh, diciamo ramificati. Pensiamo ehm, alla, alle mappature che sono state avviate, ehm, appunto spazi magari inutilizzati e e soltanto le mappature ci fanno davvero rendere conto di quanto patrimonio abbiamo, che possiamo ripensare così. Come, uh, come ripensare spazi, spazi pubblici in generale. Um, gli elementi interessanti sono uh, ripartire da questi spazi e in qualche modo attivare uh, non solo le comunità, ma anche um, farli incontrare. Uh, ad esempio, um, spesso queste queste nuove uh, professionalità uh, che si occupano proprio di, di questo riuso um, fanno da mediatori fra spazi. Uh, di smessi ad esempio e uh, invece in realtà che, eh, sono intenzionate ad utilizzarli eh, e quindi creano una specie di, di matching fra questi due, o um, stanno sempre più lasciando uh, anche esperienze che in qualche modo eh, sono anche riconosciute dalle istituzioni. Penso al caso di Amsterdam, eh, che ha istituito un ufficio, diciamo, del riuso um, all'interno dell'amministrazione, che quindi um, diciamo, inizia a diventare per Sempre più um, riconosciute e interessanti, spesso anche su stimolo della. Della comunità um, c'è un'esperienza molto interessante a riga di questa comunità di uh, uh, artisti, uh, che si chiama Occupy Me. Questa iniziativa è interessante perché la comunità, um, appunto creativa, ha creato questi semplici um, adesivi con scritto Occupy Me, quindi occupami, um, diffondendoli tra la cittadinanza, che sono stati appiccicati su tutti gli edifici dismessi della città. Um, è un'iniziativa semplice. Ma di fatto, um, me, diciamo che mette, mette proprio una, uh, mette una, in campo un elemento fondamentale, che è quello dell'interesse anche delle persone a riattivare gli spazi che li circondano. E, um, e quindi questa quest iniziativa tra l'altro è stata anche poi riconosciuta e apprezzata e, e, e diventa una delle tantissime pratiche intorno a noi, per cui eh, è molto difficile eh, dire se primo dopo la gallina, ehm, sicuramente la consapevolezza dell'utilizzo che possiamo fare dei nostri spazi che ci circondano e l'attivismo sono due elementi fondamentali. Grazie mille, Lorena, come al solito ci dai uno spaccato e uno sguardo anche un po'. Oltre, oltre confine e questo ci stimola sempre passerei la palla ad Elena mh, sempre appunto chiedendole questa fantomatica domanda al quale mh, immagino non sia facile dare risposta ma siamo curiosi di sentire cosa ne pensi ma io mi sentirei di dire la comunità eh, onestamente, cioè i luoghi hanno un potenziale enorme un'identità incredibile però mh, mi sento di dire che la comunità è il soggetto che riconosce in un territorio, in un paesaggio, in una città, in uno spazio pubblico, in un edificio, un interesse, e ne riconosce i valori e cerca di, ehm, quando la comunità si attiva, di mettere in valore quei luoghi. Ehm, per cui, ecco, io mi sento di rispondere mh, più pensando alla comunità. Eh, come il soggetto che in un qualche modo mette in valore e a valore ehm, i luoghi, siano essi appunto paesaggi, pezzi di città, edifici dismessi. Però secondo me è molto interessante questo tema del riconoscimento dei bisogni delle comunità e, e ringrazio Nicola che mi ha eh, lanciato. Ehm, eh, appunto una questione soprattutto rispetto mh, ai temi alle politiche ambientali che per me sono veramente tanto dimenticati nei processi di rigenerazione urbana. Cioè, non ce ne occupiamo proprio. È gravissimo, cioè, parliamo tanto di edifici dismessi, parliamo tanto di spazi urbani riattivati anche a livello temporaneo, quasi mai ci occupiamo di temi ambientali. E fanno parte invece, cioè, nel senso sono indispensabili per il nostro benessere. Cioè. Eh, noi possiamo vivere in, in, nelle città se viviamo bene, se la città è inquinata viviamo male. E, mh, e mi sono venuto in mente, e eh, forse questa cosa tiene insieme al, anche alcune esperienze di Lorena, non so se lei le ha studiate, ehm, ne parlavo l'altro giorno in una lezione, c'è una comunità eh, nata nel Nord America, poi di diffusasi in Canada e, e, e poi da, da lì sono nati tutta una serie di gruppi di attivisti. Eh, che fanno sì urbanistica tattica ma fanno eh, depavimentazione dello spazio pubblico per, eh, quindi tolgono, sottraggono asfalto in eccesso e riportano in città pezzi di natura e lo fanno a piccoli pezzi cioè lo fanno a 100 metri quadri alla volta eh, questi movimenti sono nati nel 2000 almeno il primo che io ho eh, in un qualche modo individuato è nato nel 2008 quindi insomma 12-13 anni fa e in 13 anni hanno depavimentato 170 ettari di città asfaltata, no? ovviamente a, a 100 metri quadri alla volta in tante piccole eh, città, ed è interessante, mi sono riguardata ehm, i, i temi no, da cui, da cui eh, sono partiti, ed è interessantissimo perché tutti i temi ambientali che hanno posto come base, di, mh, proprio come obiettivo per vivere in città di, di migliore qualità, in città più salubri, partivano dai principi della comunità della partecipazione. Cioè loro volevano vivere in una città più bella, ma farlo insieme. E questo secondo me è molto bello. Cioè, adesso è un po', un po' bucolico questo racconto che, che faccio. Però, insomma, mh, mi piacerebbe, ecco, se posso esprimere un desiderio no? rispetto a quello che secondo me dovrebbe essere la rigenerazione urbana. Cioè, noi abbiamo ormai tante esperienze di attivismo, di usi temporanei, di beni comuni, ma pochissima esperienza, pochissima esperienza sulla la qualità degli spazi pubblici da un punto di vista proprio della salute, no? della presenza di, degli alberi in città, della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua. Quindi mh, non so, forse mi sono un, un po' persa nella domanda, però cioè, ecco, mi piacerebbe eh, pensando alle comunità come a quei soggetti che attivano e riattivano i processi di rigenerazione, come a dei soggetti che secondo me i cittadini sono molto più pronti di, qua faccio autocritica, di noi rigeneratori di professione, cioè sono molto più interessati alla qualità dell'ambiente in cui vivono di quanto lo sia l'accademia, di quanto lo sia alle volte l'amministrazione, eh, appunto mh, in base per i percorsi che sto seguendo mi, mi confronto non, non dico quotidianamente però abbastanza spesso con dei cittadini e mi sento ripetere cioè il mio quartiere non è curato nel mio quartiere mancano gli alberi nel mio quartiere non c'è l'ombra d'estate no cioè la, la qualità dello spazio di vita è, è un bene importante ecco, per le comunità quindi io penso che le comunità siano un pochino il Soggetto propulsore di, di questi processi di rigenerazione a cui cerchiamo di dare vita. Grazie mille Elena perché hai introdotto dei temi fondamentali. Intanto hai risposto in modo marcato e ti ringrazio, e poi secondo me hai introdotto quasi un terzo soggetto in questa relazione che stiamo cercando con l'uovo e la gallina, cioè ha introdotto il soggetto della flora e della fauna, della vegetazione, de, de, dell'aria, dell'acqua, di quello che è parte integrante poi dell'essere umano, che è essere animale, prima di tutto. Non c'è no? solo l'uomo. <ride> esatto, ci quindi sono gli quindi esseri viventi. Cioè, la, la, la relazione tra lo spazio antropizzato, quindi fisico. Il, il, lo spazio dismesso in disuso, abbandonato, lo spazio pubblico da riabitare, ma ci stiamo perdendo di vista forse uno dei soggetti più, più, più omnipresenti che è appunto la natura eh, e il vivere di qualità in un ambiente che oggi ci ricorda Nicola, è un ambiente eh, disumanizzato, di, snaturato. Mi viene in mente tutti gli scritti di Stefano Mancuso e quindi eh, ritorno a ragionare alla vegetazione, alla fauna, alla flora come. Un Qualcosa di compartecipo alla vita delle città e tutto il tema dell'efficientamento energetico e della conversione ecologica, che ormai è, 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 è di rimente, direi. Lascio l'ultimo appunto eh, contributo a Nicola. Eh, lanciandoti un po' questo di, di stimolo, uh, le comunità sono motori e volano di rigenerazione, non esiste, come diceva Hilda Curti in un suo scritto, la città di pietra e la città di carne non, non possono coes non coesistere e l'una alimentare l'altra. Allo stesso tempo ti chiedo a te, ecco, dove vedi la scintilla della rigenerazione urbana? Allora no, è, è difficilissimo rispondere perché Lorena e Elena ogni volta mi disordinano quel po' di ordine che a quest'ora avevo messo eh, in testa, ovviamente disordinano in modo eh, eh, piacevolissimo, nel senso, danno un sacco di spunti. Ecco, io vado un po', vado un po lontano. Cioè, do una risposta immediata. Eh, le comunità viventi tutte co-diventano insieme ad altre comunità viventi. Siamo sempre, lo dico riprendendo uh, un concetto di uh, Donna Haraway: noi siamo sempre da qualche parte, sempre in connessione con qualche cosa. Okay? Siamo dentro una connessione, siamo dentro la rete della vita con tutte le sue diverse dimensioni. Detto ciò, vado un po' più indietro. Eh, perché si tratta sempre di vedere, noi abbiamo un problema che ereditiamo dalla nostra cultura e civiltà, cioè è, è difficile perché l'Occidente, intendo l'Europa e il Nord America, se non fai conti su alcune sue radici culturali, per esempio il binomio civiltà-natura, il binomio mente-corpo, il binomio uomo-animale, questi binomi sono, sono coppie che eh, rendono difficile la fuoriuscita dalla crisi in cui siamo, rendono anche difficile porre eh, nei giusti termini le questioni che abbiamo, o provare a uscire fuori dall'ordine del discorso. Noi siamo dentro un ordine del discorso scisso: civiltà, natura, uomo, eh, animale. Allora, Proviamo a fare una considerazione allora di ordine metafisico. Uno dice, vabbè, che c'entra la rigenerazione con, con la metafisica? C'entra tantissimo perché la metafisica occidentale è fondata su quella che viene, lo dico schematicamente, su una metafisica analitica, dove ci sono gli enti che compaiono l'uno separati dagli altri. Tutta la mitologia creazionista parte da questa. Da questa idea, no? Ci sono, gli, ci sono gli individus, gli atomi, i, 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 i non divisibili, l'uno posto di fronte agli altri. Abbiamo una possibilità di vedere in modo diverso questa cosa perché se io resto prigioniero di questa visione, io mi sento dentro questo involucro di pelle tutt'uno compatto, finito. Mi percepisco come unità. Ma l'unità è un concetto astrattissimo. Che non mi fa vedere la complessità che io sono dal punto di vista psichico e dal punto di vista biochimico. Mi, mi, mi lascio sul piano biochimico che non è più semplice di quello psichico, sono connessi tutti e due, per cui non vorrei io stesso cadere nella trappola del, della uh, biforcazione. Ma se noi considerassimo invece una, una metafisica modale come la chiama Gamben. Cioè, invece di guardare agli enti, guardo alle relazioni da cui questi enti sono inersione, sono come dei nodi no? da cui emergono. E allora, se io osservo quello che sono come corpo, ognuno di noi si osserva dentro questo involucro, dentro questo organo meraviglioso che è la pelle, che ci fa da confine, ci fa da, da limite, no? fa, fa il contorno a quello che siamo, ebbene, noi respiriamo e mangiamo. Siamo una sintesi metabolica di risultati di produzioni di altre forme viventi. L'ossigeno, non l'aria, l'ossigeno è il prodotto di un'attività di sintesi metabolica di un altro ordine di vita, le piante e tutto il mondo vegetale. Noi viviamo grazie e condiveniamo grazie a questa alleanza scontata ma che non vediamo più evidentemente perché siamo sconnessi nella trappola mentale, metafisica di civiltà e natura, noi viviamo grazie a un'alleanza quotidiana, costante, da cui non possiamo fare a meno, del rapporto con un'attività metabolica che fa un'altra comunità di esseri viventi, che è la comunità delle piante. Tu hai citato Mancuso, Revolution Plant, un testo meraviglioso di cui suggerisco la lettura, perché fa vedere quanta intelligenza... C'è in, in quella comunità di viventi. Ma ci basta questo? No, perché se in questo momento il nostro, uh, in le, le nostre viscere non stessero a metabolizzare quello che abbiamo mangiato, cioè il prodotto di un'altra comunità di viventi, che è quella microbiotica che sta nel terreno, grazie alla quale noi possiamo prendere il cibo che abbiamo, già siamo noi stessi comunità. Cioè, siamo un assemblaggio di nature umane e non umane. Questa è poi è la grande chiave ecologista, eco-transfemminista eh, di Donna Harue, Silvia Federici, Jason Moore. E, e c'è una letteratura sterminata su questo. Se poi consideriamo il fatto che la nostra identità psichica non può fare a meno della relazione, non siamo soli. E non potremmo essere quelli che siamo fuori dalle nostre relazioni. Cioè, ci nutriamo delle nostre relazioni. Allora, se noi aprissimo gli occhi e uscissimo fuori dall'astrazione metafisica nella quale ci troviamo, per cui siamo soli, ognuno ce la fa per conto suo, siamo in competizione, io ce la posso fare da solo, l'uomo che non deve chiedere mai. Tutta questa follia generale, che è una forma di malattia mentale, evidentemente. Che ha effetti delle sul contesto, noi allora potremmo accorgerci che già siamo in alleanza. Per cui aver espulso, ad esempio, eh, i boschi dalle nostre città è un errore madornare, aver intombato intomba tutto, pavimentando tutto è un errore fondamentale perché non sappiamo più da dove prendere il cibo, non siamo più autosufficienti, non, non, non siamo più prossimi a nemmeno lontanamente, se domandate a un bambino di nuova generazione, pensa che, che eh, il fagiolo nasce nella scatola, siamo, siamo fuori dall'ordine, diciamo, ecologico. Allora, se noi ammettiamo questa cosa, noi dobbiamo riscoprire la comunità che siamo e eh, ci accorgiamo che lo spazio, questo poi è il lavoro che ho, ho provato a fare nel libro che citavi, che lo spazio è già esso stesso. Un compost è già esso stesso una composizione, un assemblaggio di diverse nature, tra cui c'è la nostra. E allora anche qui noi dobbiamo cercare di superare l'eccezionalismo dell'essere umano e incominciare, lo dicevo pochi giorni fa, forse eh, mi ripeto, eh, noi dobbiamo incominciare a riconoscere la nostra radice terrestre dovremmo incominciare, lo diceva Ugo Morelli, ecco, uh, parlando di paesaggio. Noi dobbiamo, uh, dobbiamo riconoscerci come terrestri animali umani. Se non nominiamo le cose, se io non dico animale umano e animale non umano, ringrazio questa, la lettura bellissima che sto facendo del testo di uh, Federica Timeto, che mi ha aperto gli occhi su questo, no? Nature uh, animale umano animale non umano questa radice se ci aggiungiamo terrestre ci rendiamo conto che noi già siamo dentro quella comunità e che un'astrazione tutta frutto del razionalismo occidentale ci ha tratto fuori dalla rete della vita veniamo a noi nasce prima la comunità uno spazio quelle cose già stanno insieme noi abbiamo semplicemente in una logica astratta separato perché siamo dentro il flusso produttivo costante, non vediamo, siamo alienati non solo dall'altro essere umano, Malenca. non solo dagli altri esseri non umani, ma anche dallo spazio che abitiamo, siamo alienati. Cioè, eh, diceva Mauro Terracciani, un giovane psicologo ecologo, in, una, in uno dei seminari di ecologie politiche del presente che organizziamo, siamo dentro un'alienazione ecologica, che poi è un'alienazione dalla relazione della vita. Allora, mettiamo al centro le relazioni. In tutta la loro complessità, facciamo questo lavoro. Allora abbiamo bisogno di mille Elena, mille Lorena, eh, mille Lauro, C abbiamo bisogno. Lo dico sempre per forzare la mano, perché noi Terroni abbiamo uh, mm. sempre l'esigenza di forzare la mano: chiudiamo le caserme di polizia come hanno fatto in America. O riduciamo il numero e apriamo e formiamo persone che cap sono capaci di attivare comunità. Ti faccio vedere come usciamo eh, in brevissimo tempo. Rimettiamo i maestri e le maestre per strada, apriamo le scuole. Cioè, dobbiamo rimettere in Dobbiamo eh, fare una rivoluzione culturale da questo punto di vista. Scusatemi la provocazione che ho fatto. Perché, dentro un, dentro un contesto securitario, noi smettiamo di avere cura. E mentre mm. dobbiamo proprio ritornare ad avere cura e uscire esatto. fuori da, da gabbie securitarie. E ci ricordi perfettamente che rigenerare non può non passare attraverso una ri riconfigurazione del nostro vivere quotidiano insieme alla natura, con la natura, essendo parte della natura integrante a noi, e dall'altro lato che rigenerazione urbana non può che passare attraverso un lavoro relazionale che deve tenere insieme attori, interessi e prospettive e competenze molto diverse tra loro io devo dire che siete stati davvero tutti e tre molto molto interessanti, molto stimolanti purtroppo il tempo è sempre tiranno in queste occasioni quindi sarebbe stato interessante procedere a, a continuare a disquisire e a, a confrontarci però temo che il nostro tempo sia scaduto e quindi continuo a ringraziarvi penso che Paolo adesso verrà anche lui tra noi a ringraziarvi okay. ecco. Grazie davvero. Cioè, tantissimi. Siamo andati oltre ai tempi, ma i stimoli sono veramente tanti, tanti molto, molto interessanti. Eh, soprattutto sul rapporto città, uomo, natura. Cioè. È anche un tema che noi su Tagliare Cambia ci stiamo molto a cuore. Dunque, è molto curioso da come il tema della rigenerazione urbana sia venuto fuori un micro e macrocosmo davvero interessante, che spazia su tanti ambiti. Dunque, vi ringrazio anche a nome di Tagliare Cambia. Per la vostra partecipazione. Grazie a voi, grazie, a voi. grazie mille ancora e grazie. a presto. Ciao Elena, e... ciao, ciao. ciao ciao a tutti tutta. e a presto e abbiamo un'ultimissima Laura e ve lo siamo andati oltre i tempi ma veramente sì. Eh, sì. congratulazioni perché è stata una puntata piena di stimoli veramente, veramente super interessanti e, mh, siamo questa è la seconda del uh, diretta come dicevamo all'inizio fra, uh, fra un mese poi presenteremo la nostra, i risultati insomma, della vostra ricerca in una puntata del format a tu per tu ad aprile e nel frattempo eh, so che siete praticamente agli sgoccioli con la consegna se ci puoi dire insomma come come, come sta andando e come, eh, come, come, come I, va Anticipo che di, di, di 20 persone che eravamo partite con la ricerca, 9 di queste stanno scrivendo la tesi che consegniamo domani. Quindi, nel frattempo, che stiamo parlando ci sono persone che stanno assemblando queste elaborato e lo discuteremo a fine mese. Da questa tesi collettiva poi uscirà il report che, come giustamente ricordato, tu, presenteremo a tutti quanti insieme a Italia, che cambia ad aprile e speriamo possa appunto dare un po' un un dettaglio un po' maggiore di quello che intendiamo noi per rigenerazione urbana e che cosa sembra emergere essere il profilo della rigenerazione urbana e le diverse colleghe con le quali sto collaborando si affronteranno un aspetto un po' più specifico della questione. I dati sono veramente tanti, quindi capirei che elaborarli ha richiesto grandi energie e, e pensiamo che possano effettivamente essere degli spunti di riflessione per accrescere il dibattito e stimolarlo sulla rigenerazione urbana e la sua urgenza in questi, di questi tempi ancora di più. Grazie, Laura. Sono arrivate anche tantissimi stimoli. Un pubblico attivissimo stasera. Dunque, vi, ci scusiamo se non riusciamo a rispondere alle domande, ma siamo andati ben oltre i tempi perché gli interventi sono stati meravigliosi. Eh, ringrazio te per aver atteso, insomma, eh, te tenuto le fila in maniera così interessante e anche proattiva, davvero. Ringrazio ah. tutto il gruppo. Volevo ringraziare anche Marica eh, che, Moscatelli che eh, è stata un'altra un dei motori attivi affinché queste dirette. Eh, Abellissero, insomma, ciao. Voglio vi... ringraziare anch'io tutte le mie colleghe Egle e altre che hanno collaborato perché allora. è un lavoro immane e collettivo molto interessante. Grazie ancora, Paolo. Buonasera a tutte e tutte chi ci segue. Buonasera, Laura, e ci vediamo fra un mese. Ok, <ride> ciao. ciao.